Buongiorno e buona domenica, la dodicesima del tempo ordinario. Il Vangelo di Matteo ci propone il capitolo 10, versetti dal 26 al 33. E l'invito di Gesù è chiaro: non abbiate paura. La paura è un sentimento, un'esperienza che coinvolge tutti, la conosciamo, chi più chi meno. Ciascuno di noi fin da bambino ha avuto le sue paure e molti continuano ad averle anche adesso. Si ha paura del buio, si ha paura dei pericoli, si ha paura di perdersi, si ha paura di perdere. E tutte le paure che abbiamo ci parlano della paura più grande e più profonda, la paura della morte. Morte che può venire naturale, morte che può essere causata, qualcuno può anche uccidere pure degli innocenti, non solo dei colpevoli. Questa paura della morte ci parla della nostra condizione di creature, che siamo limitati e allo stesso tempo però vogliamo vivere per sempre. In noi abita l'anelito di una eternità, di un infinito. E questa contraddizione tra il nostro limite e la nostra sete e desiderio di infinito ci fa soffrire. Abbiamo paura che non si compia quello che sentiamo dentro di noi, perché il nostro corpo, la nostra mente, l'età che avanza, ci dice che forse non ci appartiene. E allora diventa fondamentale cogliere che solamente nell'incontro con il Dio della vita questa promessa inscritta nel nostro cuore trova realizzazione. Gesù ci dice di non avere paura, perché anche le più piccole creature di questo mondo, due passeri, sono custodite da Dio, portate nelle sue braccia, nelle sue mani. Il testo che propone il Vangelo dice che nemmeno due passeri cadono dal loro ramo se non per volontà di Dio. La traduzione però più corretta è che non cadono se non in presenza di Dio. Dio, che è Padre, è vicino anche a due passeri che cadono dal nido, e dunque non può che essere vicino a noi, le sue creature predilette, in ogni istante, in ogni momento. Nell'immagine bellissima in cui Gesù ci dice che il Padre conosce il numero dei nostri capelli, ci immergiamo immaginandoci come bimbi abbandonati sul grembo di nostro padre o di nostra madre, mentre accarezzando le ciocche dei nostri capelli la mamma e il papà li conta. Un tempo lunghissimo, un tempo infinito, un tempo di una presenza amorevole e affettuosa come quella che Dio ha nei nostri confronti. Dio è un padre che appoggia la nostra testa nel suo grembo e passa il tempo ad accarezzare e a contare i nostri capelli, non per essere un contabile e un calcolatore, ma piuttosto per continuare a manifestarci un affetto infinitamente grande, come è infinito il desiderio di vita che abbiamo nel cuore. Scegliamo allora di vincere la paura in questa relazione intima, autentica, tanto vera, perché ci rende fondamentalmente come Lui, capaci di vivere infinitamente la nostra vita. Buona domenica.